Nuovo non è un suono. Oh! Perché non hai fatto nessun suono? Se lasci like entro 5 secondi, le prossime boxettine che aprirai su Brawl Stars saranno più fortunate. Quindi 5, 4, 3, 2, 1. Spero per te e per le tue boxettine che tu abbia lasciato like. Oggi ragazzi torna lei, la super mascolina per niente femminile, bella per gli occhi. E ragazzi, chi dice che è femminile questa cosa? Lo so ragazzi, questa battuta la faccio sempre e continuerò perché mi diverto. Ovviamente il suo arrivo non può che significare che oggi andremo a shoppare da Bendati e lo faremo sul secondo profilo. Ebbene sì ragazzi, questa serie la continuerò sul secondo profilo perché sul primo ormai abbiamo shoppato praticamente tutto. E guardate, non vedo un negozio così ricco da non so neppure io quanto tempo. Guardate quanta roba c'è che possiamo shoppare quest'oggi. E non importa se io letteralmente adoro Pocio Romanticone e Spike Sakura, perché sarà il destino a dirci cosa dovremo andare a shoppare. Quindi non perdiamo altro tempo, iscrivetevi se ancora non siete iscritti e seguitemi magari anche su Instagram, TikTok, vabbè, le cose che stanno in descrizione come al solito. E andiamo ragazzi, andiamo. Allora, c'è uno solo che io non voglio shoppare, che sarebbe il primo quello cattivo. E sto tergiversando perché non trovo il telefono. Io andrei così ragazzi, veloce, 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 veloce. Clicco casualmente. Che cosa è successo? Ah, ho preso il raddoppio a gettoni. Ho preso pure il raddoppio a gettoni gratuito così senza senso. Va bene, va bene, vabbè, prima cosa tra virgolette presa, però era gratuita, quindi scialla. Clicco. Ho sentito un quindi secondo me è Frank. Ed è Frank ragazzi, la prima vera shoppata da Bendato su questo profilo è DJ Frank. Ragazzi, DJ Frank personalmente non lo so, non mi piace tantissimo. Però voglio che mi diciate qual è la vostra skin preferita. Magari scrivetelo qui sotto nei commenti. Ovviamente la mia skin preferita non può che essere... Oh! Ce ne sono più di una. Sono indeciso tra Corvo Venice e Carl Bucaniere. Carl Bucaniere mi piace un sacco. Ma noi nel frattempo signori non possiamo perdere tempo. Chi perde tempo è perso. E noi non possiamo perdere né tempo. Vabbè, avete capito, avete capito. Io vado a cliccare. Che cosa esce? Signori, ho cliccato, che cos'è? Devo prendere 150 di oro con 20 gemme. Ok, va bene, è il destino che me lo ha detto. Ok, se è proprio il destino che lo vuole, io vado a comprarlo. Ok, che cos'è? Ragazzi, se non sento dei suoni significa che non è una skin, è un altro raddoppio a gettoni. Che pizza ragazzi, che pizza. Va bene, in realtà abbiamo anche un'offerta, una mega cassa e davvero un sacco di cose che potremmo trovare. Addirittura un brawler super raro sbloccabile direttamente pagando le 80 gemme. Ah ragazzi, io vi ricordo che nello scorso video in cui ho fatto il chest opening ho trovato 4 mitici e un leggendario nello stesso chest opening. Dovete andarla a vedere. È quello in cui mi metto la Nutella in testa. E non fate domande sulla Nutella in testa, è una serie, ok? È una serie che porto e lo faccio per voi. Clicco. Ecco, adesso ho sentito un suono. E il suono di chi? Oh, Pocio Romanticone ragazzi. Sì, lo adoro, mi piace un sacco. Anche perché è una di quelle skin che sta solo adesso, perché dopo credo che la levino, perché è passato da un po' San Valentino. Ragazzi, vado per queste 79 gemme. Oh, ale. No vabbè, no 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 no. Pocio Romanticone va provato. E io voglio vedere la reazione. In realtà non si può vedere, ma mi immagino la reazione di questi, cioè di queste nabettini che vedono un brawler, il loro primo brawler con una skin. Ragazzi guardatelo, guardate quanto è bello Pocio Romanticone. Io vi curo bro, ti curo bro, tranquillo bro. Me lo fai fuori tu? Ok. Quel Mr. P non ha capito che può colpire gli avversari anche attraverso le staccionate. E vabbè, e vabbè. Ragazzi, gli avversari sono quanto nabettini. No, perché l'hai curato? Ma la tua squadra si era appena generata. Non ha senso curare i tuoi compagni a quel punto.
Ok, devo decisamente alzare di coppe perché le partite così sono un po' noiose probabilmente. Magari ragazzi fatemi sapere se vi piacerebbe comunque una serie in cui io utilizzo anche questo account, che come sapete ha molte meno coppe, quindi diciamo che è più basic come level. Ecco, si sono letteralmente arresi gli avversari. Signori, guardate il pocio romanticone che vi salva. Ciao, ciao, ciao. Ma faccio troppi danni comunque. Faccio troppi danni. Vi faccio troppi danni. Sono invincibile. Ragazzi, gli avversari stavano tutti quanti uno vicino all'altro, e quindi ogni due coppie in pratica mi ricaricavo la mia super ed ero immortale. Ma noi non siamo qui per giocare, cioè anche, cioè Brawl Stars si gioca, ma siamo qui per andare a shoppare. Quindi ragazzi, di nuovo mi metto la bandana e si continua all'infinito. Non so quanta roba shopperemo quest'oggi. Vabbè, non so manco se dovrò ricaricare le gemme, dipende da quello che mi esce ora. Che cosa è uscito? Cacchio, di nuovo non è un suono. Oh! Perché non hai fatto nessun suono? Cioè, cacchio, mi esce Spike Sakura e si sta zitto. Ma perché ti... Perché... Un attimo, ragazzi, io riclicco qui. Cioè, ma... Ah, Spike è muto. Ragazzi, Spike è muto, non ha senso. Andiamo a prenderci Spike Sakura. Spike Sakura. Allora ragazzi, no, Spike Sakura lo devo provare, però prima vado a shoppare. Cioè prima reshoppo e dopo vediamo se c'è tempo di andare a provare anche Spike Sakura. Cioè, perché voglio vedere, cioè ragazzi, a livello mio, secondo me un leggendario non l'hanno visto neanche col binocolo. E non solo io lo faccio vedere, ma glielo faccio vedere anche con Spike Sakura, quindi con la skin. Clicco, che cos'è? Ah, devo spendere dei soldi per prendere 108 punti energia per Rosa. Va bene, credo, vabbè ragazzi. Voi di solito, io non mi ricordo perché ormai li ho tutti maxati, ma utilizzavate l'oro per comprare questi punti di energia oppure no? Fatemelo sapere, perché almeno così mi regolo un po'. Andiamo signori. Che cos'è? È ancora niente suono. Oh, attenzione, qui cambia la situazione, perché potremmo anche trovare un nuovo brawler così inaspettatamente. Potremmo anche trovare un leggendario. Oh, ragazzi, dai. Questa sono 5 oggetti, quindi no, sono solamente punti energia. Di solito, se ci sono 6 oggetti o più, diventa appunto che hai trovato qualcosa. Va bene, quindi fin qui va bene, signori. Seconda mega cassa, ce ne sono 4 se non erro. 4... Niente da fare, ancora 5. E c'ho tutti quanti super rari ancora che posso trovare. Ok, pocio che lo posso alzare. Va bene, più o meno va bene, dai, almeno così posso alzarmi. E quindi posso salire di coppia anche qui. Terza mega cassa di 4, ragazzi. Lasciate il bel like e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Niente, non trovo ancora niente. Come devo fare? Ok, Maxine, Barril, Bombardino, Tara e Mr. P. Ragazzi, dovete distruggere questo video di like, dovete darmi tutta quanta la vostra... Sarebbe l'energia, sarebbe la vostra fortuna, così il è la fortuna. Perché ragazzi, ultima mega cassa, qui devo, e ripeto, devo trovare il brawler. Andiamo ragazzi! Come ho fatto su 4 mega cassa a non trovare un brawler? Non ha senso questa cosa. Non ha senso ragazzi. Cioè manco li avessi trovati tutti. No. Questa qui è una truffa. Questa è proprio una truffa. Brawl Stars non mi ha fatto trovare su 4 mega cassa neanche un brawler. È una truffa ragazzi. Io mi prendo anche l'offerta perché ora trovo il brawler. Nell'offerta di San Valentino non posso non trovare un brawler. Ora comunque l'ho presa anche senza che ho fatto da bendati, perché ragazzi, cioè che cacchio, su 5 mega casse non mi dai un brawler nell'offerta di San Valentino? Non è possibile. E invece è possibile, a quanto pare. E invece è molto possibile, perché Brawl Stars è un money grabber della peggior categoria. Vuole solamente i miei soldi, non mi dà niente. E quindi io torno a shoppare da bendato, perché in effetti Brawl Stars sa che questo non è quel tipo di video, è un altro tipo di video. E quindi dice: è inutile che ti faccio trovare un brawler, perché tanto è un'altra cosa questa. Quindi
Ah, raddoppia gettoni. Vabbè, prendiamoci anche raddoppia gettoni, totalmente inutile. Era anche vicino alla skin del primo, quella che è un po' odio. Primo! Ecco. Ragazzi, ho appena finito di dire, era vicino alla skin del primo, quella che io odio. È uscita la skin del primo che io odio. Cioè, ma questo video è sfigato. Ditelo, ditelo, questo video è sfigato. Va bene, acquistiamola. Cioè, guardatelo, è proprio brutto il primo oscuro. Cioè, è troppo oscuro il primo oscuro. Guardate invece quanto è carina Spike Sakura, che noi ce la selezioniamo e andiamo avanti in sopravvivenza. E dopo, ragazzi, continuiamo con la shoppata da bendati, perché oggi, vabbè, di tutto sta accadendo. Ah, no, stavo ancora parlando, non ho fatto in tempo. Ecco, secondo me questo Pocio non l'ha mai visto un leggendario. Non sa che ti può davvero togliere la vita in pochissimo tempo. Questa cassa me la prendo io, grazie. No, che ho sbagliato angolazione. Ho fatto schifissimo da quell'angolazione. Allora, boom, no, ma perché solo 630? Non ha senso. Aia, 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 aia. Mi ha fatto malissimo, mannaggia, mannaggia a lui. Ah, ecco perché... Non mi ero accorto, ragazzi, che in questa mappa ci sono le bibitone. Le bibitone, ragazzi. Bibitone che mi prendo io adesso. E ti vengo a cercare. Dove sei? Dove sei? Sei qui? Sei qui? Dove sei? Ciao, ciao. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Metto anche qua il mio trappolotto. Oh, l'ho killato. Ok, l'ho killato, non pensavo di averlo killato, ragazzi. GG per noi. Vado qui un attimino a far capire la situazione. La situazione è che tu non puoi nulla contro di me. Scontro finale. Sono Spike Sakura leggendario. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Dove sei? Dove sei, Marrano? Non nasconderti, la mia potenza incommensurata, incommensurabilmente incommensurabile. Ok, prendo un altro bibitozzo, così almeno sto tranquillo. Ti vengo a cercare, ah, ciao Rosa. Ciao Rosa, ciao, è stato un piacere. E invece no, non è un piacere. L'unico piacere è vincere queste belle 10 coppettine che mi fanno comodo. E si continua, signori, a sciopare da bendati. Oggi non la finisco più. Che cos'è? Ho sentito un suono strano. Ah, è la cassa, ragazzi. È la cassa. Vediamo di aprire questa cassa. Oh, dai, forse c'è un brawler. Forse c'è un brawler. Niente, ragazzi, non c'è un brawler. E io direi di concludere qui questo video. Se vi è piaciuto, lasciate subito un bel like e iscrivetevi al canale, seguitemi anche su Instagram. E non lo so, fate tutto quello che volete, perché tanto a me va benissimo il vostro supporto. Di conseguenza, noi ci vediamo magari in un prossimo video. Ciao.